Maldini guarda in Premier League, due giocatori nel mirino. La stagione del Milan rischia di concludersi senza l'accesso alla prossima Champions League e di conseguenza in molti sono in discussione. Dall'allenatore ai giocatori, ma anche Maldini stesso. Lo scorso calciomercato dei rossoneri si è infatti rivelato troppo azzardato, non in grado di colmare il buco lasciato da Kessié e le lacune evidenziate nonostante la vittoria dello scudetto. Il grande investimento, Charles de Ketelaere, non si è ancora sbloccato e non ha mostrato quei lampi che si erano intravisti in Belgio. Tanto del prossimo calciomercato dipenderà dalla posizione del Milan in Serie A. La partecipazione o meno alla prossima Champions League sarà infatti fondamentale per tenere i migliori giocatori e poter puntare ai calciatori di livello internazionale. Nel mentre Maldini è già al lavoro su due giocatori della Premier League, avviati i contatti con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek e con il Newcastle per Saint-Maximin. Entrambi hanno trovato poco spazio in stagione. Il duttile centrocampista inglese ha pagato il folle mercato dei Blues, finendo indietro nelle gerarchie, mentre Saint-Maximin è stato a lungo infortunato. Sarebbero due grandi acquisti per il Milan, considerando la loro età e la loro capacità di rivestire diversi ruoli, caratteristica fondamentale del Milan di Pioli. Tra i due, chi serve di più ai rossoneri?